Il Delfino affoga anche sulle rive dello Ionio e vede complicarsi maledettamente anche i giochi playoff. Ancora una volta sono state le solite amnesie difensive di Fiorillo e compagni a fare la differenza in negativo in una gara che i biancazzurri hanno giocato con impegno, costruendo anche diverse occasioni da rete, ma pagando a caro prezzo gli errori nelle retrovie. Con 45 gol subiti, il Pescara ha la quart'ultima peggior difesa del torneo. Nel catino dell'Ezio Scida i biancazzurri si presentano con la formazione annunciata e con Mandragora difensore centrale in coppia con Fornasier. Nel Crotone in attacco c'è Palladino che è preferito a Stojan. Al sesto minuto su angolo difensori biancazzurri si dimenticano di Dos Santos che a due passi da Fiorillo mette in rete per il vantaggio locale. Per il Pescara la maledizione dei gol in apertura di gara continua. Al decimo Ricci ci prova dall'interno dell'area pescarese mettendo al lato di poco. La formazione ospite cerca di reagire ma spesso si espone al contropiede dei locali che possono contare sulla velocità di Ricci e Budimir. E così accade che al quindicesimo proprio Budimir costringe Fiorillo alla respinta difettosa. Con il proseguimento dell'azione la palla che finisce a Palladino che tutto solo in area sul servizio di Ricci mette facilmente in rete per il 2-0. La squadra di casa è scatenata al ventesimo e Fiorillo a dover salvare con i piedi su tiro di Martella. La prima conclusione del Pescara verso la porta di casa arriva al ventunesimo con un tiro di Caprari che conclude però centralmente. Al venticinquesimo i biancazzurri si rendono pericolosi con un colpo di testa di Lapadula che sfiora il palo. I ragazzi di Massimo Oddo ci credono e al ventiseiesimo trovano il gol del 2-1 con Lapadula che su tiro violento di Caprari mette con un tocco alle spalle di Cordaz. La gioia pescarese del gol dura però una manciata di minuti visto che al ventinovesimo Giuseppe Zampano di testa fa 3-1 dopo un errore in uscita di Vincenzo Fiorillo. La difesa pescarese dimostra ancora di essere in un periodo a dir poco negativo. I biancazzurri ci mettono il cuore al 32esimo e Lapadula su punizione a mandare il pallone di un soffio al lato. Tutto si può dire tranne che non ci sia impegno da parte della formazione adriatica che al 43esimo ha una super occasione con Verre che trova però il salvataggio della difesa crotonese in calcio d'angolo. Nella ripresa il Pescara inizia con piglio deciso ma le amnesie difensive sono sempre purtroppo dietro l'angolo e così al nono ancora sugli sviluppi di un altro corner arriva il gol questa volta di Ferrari sempre di testa. Un incubo per Fornasier e compagni che rischiano il naufragio. Il Pescara poi invece realizza il gol del 4-2 al 21esimo con un rigore trasformato da Memusciai assegnato da Maresca per un fallo in area di Paro sullo stesso capitano biancazzurro. Gara di nuovo un po' riaperta, si fa per dire, con i biancazzurri che ricominciano ad attaccare mancando però l'ultimo passaggio. A metà tempo arriva anche l'espulsione del tecnico crotonese Juric per proteste, mentre al 23esimo è Torreira a chiamare Cordaz ad una parata non facile. Il trascorrere dei minuti fa il gioco del Crotone, la gara è sempre viva e così al 35esimo tocca Budimir impegnare Fiorillo. Non è una grandissima giornata per Lapadula che al 37esimo, su perfetto cross del neoentrato Pasquato, alza dal dischetto del rigore sopra la traversa. Per il Pescara è un altro boccone amaro, davvero duro, da mandare giù alla vigilia della trasferta di sabato prossimo, vigilia di Pasqua, in casa della Ternana. Non sono errori della difesa, sono errori di atteggiamento generale, perché quando noi prendiamo gol su una palla inattiva in area ci sono 10 giocatori più il portiere e quindi in questo momento ci manca veramente tantissimo la cattiveria, l'attenzione, la voglia di non prendere gol. In occasione del secondo gol loro abbiamo perso 3-4 rimpalli davanti all'area, gli altri nei momenti di difficoltà piuttosto ti tirano una scarpata, noi non siamo in grado di fare questo perché non ce l'abbiamo nelle corde, non c'è niente da fare, purtroppo bisogna cercare di lavorare sotto questo punto di vista, ma lavorare solo esclusivamente sull'atteggiamento e sulla testa, non su questioni tecnico-tattiche. Sì, in occasione del terzo e del quarto gol ci sono stati degli errori individuali, però non credo grossolani. Io veramente penso che sia più una questione mentale di cattiveria, che purtroppo ci sono squadre che ce l'hanno più nelle corde, è una questione caratteriale, noi ce l'abbiamo di meno. E gli altri ce l'hanno, il Crotone è una squadra che lì davanti perché mette tutto, mette il sangue agli occhi, sempre in tre sulla palla, corrono 90 minuti, non che noi non lo facciamo, però nei momenti di difficoltà sanno anche
tirarti una scarpata, sanno fare delle cose anche sporche, tra virgolette, che nel calcio purtroppo servono e noi non le abbiamo queste.